Ciao a tutti, ciao. Ben ritrovati, siamo qui in questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Gadieri. E con me il nostro Nicola Bizzarri, il nostro chef. Bene, oggi facciamo degli gnocchi di patate con salsa di noci e speck. Buoni. Gli ingredienti sono gnocchi di patate, cipollotto, burro, noci, speck, grana padano, un po' di brenti buono e quello. Panna fresca. Procediamo? Sì. Ok. Siamo qua per questo. Partiamo con la nostra base di burro. Fare i pezzettini così si scioglie. Cipollotto. Lasciamo un attimo insaporire con il burro. Mettiamo una leggera tritata. Buono, cipollotto con... Ecco qua. Abbiamo il nostro piano Decton. Io avevo i brividi quando fa rumore. Che non si fa niente. Nel frattempo che puoi prendere la tua bacchetta magica, diamo una tagliata, diciamo così, un po' più fine di speck. Ecco qua, mettiamo qui, puoi girare, apriamo la panna, prediligo sempre la panna fresca rispetto a quelle a lunga conservazione perché comunque è leggermente un po' più liquida, nel senso che poi ti permette sempre in maniera di in cottura che si assorbe, quindi diventa crema anche, però per me ha un gusto molto più deciso, buono, più delicato. Buono, la uso pure io, quella è buona. Mettiamo un po' le noci, un attimo, ecco qui, puoi girare con la tua paletta. Gnocchi di patate, qui abbiamo un 80% di presenza di patate, quindi questo prodotto abbiamo l'80%, quindi infatti imponente, di questi, un bel gusto, imponente e saporiti. Sì, sì, bello. Anche quello conta molto. Ecco qua. Andiamo un attimo a bagnare con un po' di brandy. Ricordo, a casa qui lavoriamo in un piano a induzione, quindi non c'è fiamma, ma in caso non avessimo un piano a induzione abbiamo del fuoco, quindi spegnere prima il fuoco, bagnare, togliere la bottiglia e poi riaccendere il fuoco, perché potrebbe con il calore prendere fuoco. Infatti se si mette poi così vicino alla fiamma prende fuoco, si fa, diciamo, il flambè. Quindi mi raccomando, spegnere il fuoco, chi ha ovviamente il fuoco e non ha l'induzione, bagnare, togliere e riaccendere il fuoco. Nel frattempo aggiungiamo un po' di panna, evaporato il brandy, no? Me lo so pigliare tutto io, mi sono piegato già. Quindi a posto. Tanto che spiegavo io già. Mettiamo giusto un pizzico di sale per lasciamo un attimo insaporire la salsa, poi una parte io la frullo perché mi piace quella sempre cremosità crema, un po' di più rispetto al solito che va ad attaccare. Bello, e rimanere uniforme. Guarda che belli, mettono, sono ben rigati, sembrano fatti proprio passati a uno a uno a livello manuale, mettono veramente appetibilità. Andiamo ad aprire, 2 minuti di cottura. Appena escono a galla li scoliamo. Ecco qui, l'acqua bolle, il sale, mettiamo un po' di sale, piano piano che ha la sua reazione. Eh sì, quando bolle un po' di più, dopo che metti il sale si fa normale. Ok, caliamo i nostri gnocchi, li tuffiamo in acqua bollente e salata in questo caso. Ecco qua, belli. Finiti. Questi si girano? Appena sapere, toccano lì, qualche secondo, giusto per farli aggredire con l'acqua, si girano, si coprono, si scopre dopo qualche minuto, a
appena vengono a galla, li mettiamo qua. Attendiamo quindi solo il tempo di cottura. Eccoci, Antonella. Gli occhi finisci... sono tutta galla. Sì, io tolgo una parte che la andiamo a frullare e l'altra a lasciare un po'. Vai, poi... Gli occhi mettiamo qua, sì, vero? Si scola bene. Diamo una frullatina. Ecco qua. Ah, che bello. Vedi? Vedi? Sì, sì, è vero. Sembra quasi quasi quelli comprati, no? Un po' più buoni, ovviamente. Questo è più buono. Sciacquiamo un attimo con un goccio di panna fresca. Saltiamo la pasta. Per me è un po' inusuale saltarlo dove non c'è il fuoco. Devo subito pulire. Ne parlavamo prima del piano induzione. Sì, sì. Basta una passata. Una passata. E già subito pulisce. Invece se avessimo avuto la famosa fiamma, devi togliere la griglia. Poi non si pulisce subito così, velocemente. È bene. Sì, è vero. Eh sì. È chiaro. Poi è una questione anche di preferenze, no? Certo. Ecco qua. Aggiungiamo una manciatina di nella padano grattugiato. Ma che profumo! Eh sì. Mamma mia. Ecco qua. Il nostro piatto pronto per essere gustato. Eccoci qua. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questo canale. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.